dalla rete dell'Etna, è giunta alla 21ª edizione. Grazie e benvenuti a tutti. Iniziamo questa kermesse chiamando sul palco. Il centro commerciale Mare Grosso questa sera si veste di moda, bellezza e solidarietà. Benvenuti alla Venere dell'Etna, la 21ª edizione qui a Messina. Buonasera Antonio, buonasera. Bene, iniziamo. Iniziamo da qui, iniziamo da Messina. Ebbene sì, partiamo proprio da qui, da Messina, questa grande inaugurazione. Siamo contentissimi e felicissimi, tantissime le ragazze partecipanti. Siamo onorati che la provincia di Messina ci ospita per questa grande inaugurazione. Diamo il via a queste selezioni ufficiali del concorso nazionale. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore. C'è anche clima di festa, di simpatia, e qui siamo con Antonella Gargano, che questa sera rappresenta un po' la donna. Tra l'altro siamo vicini alla festa della donna, per cui quale migliore occasione? Per festeggiare, per ricordare la festa della donna. Mi ispirò nella coreografia di Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, e voglio dire grazie. E anche a noi donne, perché voglio dire siamo un portanti della società, ma soprattutto auguri a tutte le donne. In realtà è una manifestazione che da 21 anni si celebra a livello nazionale, però la tappa questa volta, la prima tappa, vede protagonista la nostra città. Un'occasione importante che coniuga bellezza, arte, importanza del territorio e soprattutto anche la possibilità per le ragazze di mettersi, come dire, in prima linea, ecco. Quindi coniugare bellezza, intraprendenza, talenti e perché no, dico, alla fine anche magari riuscire ad avere qualche contratto positivo. Cosa auguriamo a tutte le ragazze, a tutte le modelle che questa sera si esibiranno, sfileranno qui per noi e per la città? Sono tante le ragazze, circa 40, 10 riceveranno la fascia, andranno direttamente in finale nazionale che si terrà il 25 agosto 2024 ad Acireale. Io dico alle altre, perché sono tutte bellissime, tutte bravissime, che comunque l'obiettivo fondamentale è partecipare, ma soprattutto credere nelle loro capacità. Signori e signori, Teresa Valastro, Miss Venere dell'Etna 2023. Una meravigliosa kermesse all'insegna dell'arte, della cultura e della moda, quindi, nonché della bellezza. Il centro commerciale di Mare Grosso lo ringraziamo, ringraziamo la direzione per aver accolto subito, quasi nell'immediato, l'invito appunto di poter svolgere qui questo evento. Miss Messina, realmente non so se è la prima volta che viene fatto a Messina, però posso dire che per quanto riguarda il concorso nazionale di bellezza Miss Venere dell'Etna, questa è la 21ª tappa ed è la prima volta in assoluto che si fa nella città di Messina. Quindi le due kermesse sono, c'è un sodalizio praticamente? Sì, noi con l'associazione Kalos, che poi è l'associazione che ha promosso l'origine di questa manifestazione, è nato un rapporto, devo dire, molto bello, molto sincero, ed è nato proprio nell'evento che abbiamo fatto l'8 di dicembre, che sicuramente ricorderete al Palacultura, e da lì è nato un progetto che ovviamente non si ferma, non si finalizza a quello che stasera andremo a vedere e a fare, ma è un progetto che contiamo di portare avanti nel corso del tempo con delle iniziative ancora più importanti. Sappiamo che c'è stata un'importante risposta anche della cittadinanza a questo evento, avete avuto una richiesta di iscrizioni davvero incredibile, tant'è che avete dovuto addirittura interrompere le iscrizioni. Sì, esattamente, dopo 7 giorni dalla pubblicazione dell'evento abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché siamo arrivati appunto a 40 meravigliose ragazze e diventa un lavoro veramente difficile. E poi ultimo, ma non per importanza, il tema. La tua associazione, l'associazione DDS, è un'associazione che tratta di solidarietà, come ben sanno tutti, e quindi siamo qui anche per questo. Sì, la mia associazione, appunto DDS, di Uniti per il Diritto e la Dignità Sociale, nasce nel 2016 e nasce a seguito di alcune problematiche nel settore scolastico riguardo i ragazzi con disabilità.
E eravamo quattro amici al bar, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto come possiamo fare per stare accanto di questi ragazzi e abbiamo trovato questo metodo, cioè costituirsi, diventare realmente un'associazione così da poter partecipare a quelle che erano le attività dell'amministrazione pubblica, e in breve tempo abbiamo avuto degli ottimi risultati. Siamo stati convocati anche dalla FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap, che ci ha invitati a un confronto al Consiglio dei Ministri sull'abbattimento di alcune barriere architettoniche e altre soluzioni da adottare, e abbiamo dato il nostro modesto contributo. Da lì il campo d'azione è stato veramente tanto, perché la cittadinanza, le persone ci hanno chiesto, sollecitandoci, interventi in diversi settori, e quindi siamo stati presenti su quasi tutto il territorio della città con iniziative importanti, non solo dal punto di vista della solidarietà alla persona con disabilità, ma anche a quella del territorio, anche a quella della musica e oggi anche a quella della moda e soprattutto della bellezza. Bellezza che noi come associazione, ovviamente è anche sposato dall'associazione Kalos, la bellezza che non è finalizzata solo all'esteriore, quindi voglio dire al corpo perfetto, ai lineamenti perfetti, agli occhi chiari, ai capelli biondi, ma una bellezza che è quella dell'anima, che è quella del sentimento, che è quella che è dentro di noi, quindi che supera tutte le barriere. Siamo intrufolati dietro le quinte della Venere dell'Etna, siamo con Rosa D'Ansuso, la coreografa e la coordinatrice di tutta questa kermesse. Buonasera e grazie a voi soprattutto, perché non ci si crede, ma la vostra presenza è sempre indispensabile in qualsiasi posto si faccia una festa, un qualcosa, un concorso, moda. È bello divulgare la bellezza e tutto il resto. Qui siamo al centro commerciale Mare Grosso, stiamo facendo la prima selezione della Venere dell'Etna, quindi l'apertura a Messina, dove verrà eletta Miss Messina. Grazie di cuore per la vostra presenza, ecco tutto, grazie. Sono veramente felicissimo di essere qui a Messina e ringrazio Maurizio Gemelli e Antonio Russo per avermi invitato. Questa sera farò due pezzi, e farò Tuta Gold di Mahmood per una nuova versione e Rise Like a Phoenix di Conchita Wurst. Da pochissimi mesi è uscito il tuo nuovo inedito Polaroid, ma sappiamo già che sei in lavorazione per una hit estiva. Assolutamente sì, stiamo lavorando tantissimo con i miei collaboratori per realizzare non solo una hit estiva, ma anche un vero e proprio tour che partirà dalla Sicilia e girerà tutta Italia. You
sono lieta di essere qui per questo evento che inizia con l'apertura, perché so che fai il giro per tutta l'Italia, che è a livello nazionale, e già ho visto che ci sono una serie di ragazze molto belle, e quindi dico sicuramente sarà una bellissima serata. Quali saranno i criteri di valutazione questa sera da parte della giuria di tutte queste modelle che si esibiranno, che sfileranno su questa bellissima passerella, in questa bellissima cornice del centro commerciale Mare Grosso? Allora, gli elementi sono tanti: il portamento, il sorriso, lo sguardo, l'aspetto estetico sì è importante, ma devono comunque trasmettere qualcosa. Non sono delle bambole, ma sono delle ragazze, e quindi il criterio appunto di scelta sarà determinato da una serie di fattori che determineranno la vincita di una di queste ragazze. Un messaggio a tutti i partecipanti direi di dare. Il messaggio è quello di essere sempre pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Le sfide portano costruzione dell'individuo, e quindi anche se non dovesse passare qualche ragazza, di non smettere mai di pensare al futuro. Per te questo concorso? Diciamo che è stata un'emozione bellissima, soprattutto inaspettata, perché appunto quando le cose sono inaspettate sono ancora più belle, e diciamo che è stata un'esperienza fantastica che ancora continuerà. Bene, ma te l'aspettavi questa vittoria? No, assolutamente no. Teresa, hai già sviluppato dei rapporti di lavoro, delle collaborazioni, ecco, partecipare al concorso, diventare Miss, e poi cosa succede nella vita di una giovane donna? Diciamo che continuo con vari shooting, collaborazioni con i vari brand, anche i nostri sponsor che ci sostengono tutti i giorni, e poi in futuro si vedrà.